L'ennesimo alloro, l'ennesimo successo della gestione Colini, vittoria della Coppa Italia, mister, ancora una grande soddisfazione, siete primi in classifica, Pescara non si vuole fermare. No, beh, questa è stata difficilissima perché eravamo in condizioni negative rispetto alle favorite di questa manifestazione, però durante lo svolgimento della stessa il Pescara ha tirato fuori una caratteristica che la contraddistingue, società, gruppo di lavoro, giocatori, la tenacia. Sono rimasti attaccati i ragazzi alla partita, alle tre partite fino alla fine, e abbiamo portato a casa una coppa secondo me molto, ma molto importante e difficile da ottenere. Dopo la Coppa Italia ora c'è il campionato da onorare al meglio, siete in testa alla classifica, l'obiettivo ovviamente senza neanche dirlo è lo scudetto. L'obiettivo di quattro squadre era competere per tentare di vincere i titoli, Caos, Luparense, Acquestapone e noi. E quindi anche l'ultimo titolo, il più importante, che era chiaramente insieme anche alla Coppa Italia, che è un titolo stupendo, una manifestazione stupenda, noi per questo ultimo titolo cercheremo di concorrere al 25% come le altre tre. Abbiamo ascoltato qualche istante fa il presidente Iannascoli che ha detto il mister vuole firmare sempre contratti annuali, però andrà via solo se chiamerà la nazionale, conferma? No, ma noi ha dimenticato di dire il presidente che noi possiamo firmare solo contratti annuali, altrimenti io firmavo volentieri 2 anni per il Pescara, per cui e noi non possiamo farlo, tutto qua. A lei resterà a Pescara se non dovesse chiamare la nazionale il prossimo anno? Io il prossimo anno ho firmato per il Pescara e anche se mi chiama la nazionale resta a Pescara.